Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella puntata di Verissimo del 6 ottobre 2024, Silvia Toffanin ha accolto tra gli ospiti anche Rocco Siffredi. Il noto pornoattore si è emozionato di nuovo di fronte alla telecamera, parlando della moglie Rossa Tassi al suo fianco da 30 anni. Siffredi si è detto grato per tutto ciò che ha avuto dalla vita, esprimendo il desiderio che i suoi figli Lorenzo e Leonardo possano realizzarsi e essere felici. Le lacrime di Rocco Siffredi sono scaturite dal pensiero del difficile percorso che la moglie ha dovuto affrontare stando accanto a un uomo che svolge il suo lavoro. L'attore ha raccontato di aver sentito il peso dei pregiudizi e del giudizio della società su di sé e sulla sua famiglia. Ha ammesso che la sua professione non è stata facile da sopportare per Rossa e i suoi figli, ma ha sottolineato di aver sempre agito con onestà. Rocco Siffredi ha rivelato di essere diventato sempre più empatico con i suoi figli, mostrando preoccupazione quando li vede tristi. Ha parlato della sofferenza del figlio Lorenzo, che ha dovuto affrontare il giudizio degli altri a causa del padre. L'attore ha ribadito il suo amore per la moglie Rossa, definendola il grande amore della sua vita e ringraziandola per il sostegno incondizionato. Durante l'intervista a Verissimo, Rocco Siffredi ha mostrato il lato più intimo della sua vita familiare, sottolineando la forza del legame che lo unisce alla moglie e ai figli. Ha ammesso di aver avuto dubbi sulla sua relazione con Rossa, ma ha riconosciuto il suo amore sincero e il supporto ricevuto.